Parliamo di amore, beh, insomma, di tanti anni, insomma, dedicato sicuramente a un amore da 1994, quando a Pesaro iniziò una carriera lunghissima, uno tra i più grandi giocatori italiani di basket, che è Michele Maggioli. Ciao Michele, buonasera. Mamma mia, sono vecchio, No, dal siamo tutti 94. vecchi, quindi Ciao, ciao a tutti. siamo, comunque una carriera notevole. Insomma, io credo che è contrassegnata da un amore per il basket incredibile, perché insomma, essere riuscito a giocare tanti anni sempre ad altissimi livelli. Noi abbiamo anche una parentesi in Virtus. Bologna di 28 partite, 211 punti, insomma, cioè, insomma, diciamo, è un momento di passaggio che immagino rimarrai comunque nel basket, no? Guarda, iniziamo a dire che, come dici tu, in effetti è stato un amore forte, che è durato tantissimi anni. E questa transizione, diciamo, come in tanti giocatori, ex compagni di squadra, mi hanno detto: guarda, gioca il più possibile perché non è facile, perché noi per 20 anni abbiamo fatto quello, ci siamo identificati in quello. Siamo saliti sulle montagne russe 20 anni fa. Domenica su, domenica giù, adrenalina al massimo, emotività diciamo allenata con i ritmi, e non c'è nulla di simile dopo. E ti dico la verità, è poco che ho annunciato il ritiro, ma sono 7 mesi che sono fermo. In effetti sì, certe mattine mi sento un po' un pensionato. Beh, insomma, diciamo rinasce una nuova vita, ecco, anche perché poi ci Sì. vuole anche quello, no? Tutto sommato, Sì, assolutamente. Infatti, anche vedere altre no, cose, allora girare, no? Come ci sono due diceva. cose. Nello sport non si può essere Highlander, quindi non si può andare all'infinito, e questo penso Esatto. che lo sappiano tutti quando incominciano a fare un'attività sportiva. Io avevo una domanda che secondo me interessa anche lo studio, soprattutto Danny, cioè cosa si prova una volta che si è usciti dal campo da basket, okay, ad essere 2 metri e 12 e guardare la gente normale dall'alto? Perché Ah, questa. guarda. Avevo preparato una domanda simile da casa 2 ore fa, una cosa molto simile, Guarda, veramente. Cioè, qui potevo affrontare l'argomento andiamo. all'altezza. No, ma anche perché qui sono alti tutti 1,50 m, cioè tieni conto di questo aspetto qua. Ma infatti, allora, questo nasce dal fatto che io vedo l'interno delle narici della gente. E quindi da questo punto di vista mi sto chiedendo, mi sto mettendo nei tuoi panni, che finché sei in campo con i tuoi simili, tra virgolette, è tutto molto semplice, vi guardate negli occhi più o meno, ma poi a un certo punto torni nella vita normale e sali su un autobus e a quel punto incominci a vedere un mondo in una maniera completamente Guarda, diversa. mi piace il taglio di questa trasmissione perché ha anche una parte sociologica, non si dice così, ma è che studia il comportamento umano, perché qui andiamo incontro a delle cose che, se io mi inizio a raccontarvi, potremmo stare tutta la sera e probabilmente ci creperemo delle risate, perché ci sono delle cose che veramente vanno fuori da ogni logica, secondo me. E per un periodo della mia vita non mi faceva né caldo né freddo, anzi, in alcuni momenti quasi mi piaceva, no? Che la gente mi chiedesse quanto ero alto, cosa facevo, cosa non facevo. Poi dopo, negli anni, ti devo dire che, sai, Dopo diventa. che aria tira lassù? Sì, Dopo esatto. 20 anni che te lo dicono per 30-40 volte al giorno, comincia ad essere un po' pesantuccio. Poi dopo lì, in alcuni momenti la gente non si rende conto, magari sono al telefono, viene lì, mi bussa: scusa, quando sei alto? Cioè, non vedi che sono al telefono? Cioè, cose che a me non mi verrebbero mai in mente, però voglio dire, ognuno ha la propria curiosità, ognuno ha le proprie priorità. Oltretutto eri anche conosciuto, cioè sei conosciuto per essere uno anche molto imponente, quindi ci vuole anche un certo coraggio a venire da te a dirti: oh, quanto sei alto mentre sei al telefono, perché c'è. Rischia anche la vita, ma No, Michele. ma a volte mi è capitato, e questa è la roba che mi fa più impazzire, che ti fanno le foto, ti fanno i video, mentre tu non te ne accorgi, oppure
ad esempio un giorno di fronte a un ristorante un signore è venuto lì, mi ha preso un braccio, io non lo conoscevo, fa metti, alza un attimo il braccio, voglio vedere se ci passi sotto. Robe anche un po' invadenti, in alcuni momenti fastidiose. No, perché poi alla fine, in alcuni momenti, veramente ti senti un po' un fenomeno da baraccone, e questa è la cosa peggiore. Io evito le fiere, evito le sagre, perché veramente ti senti un fenomeno da baraccone. E chiudo il capitolo, perché poi c'è anche chi è 2.15, 2.20, mi viene in mente Gino Cuccarolo, voglio dire, che mi fa strano a me quando li incontro, che mi devo protendere verso l'alto per abbracciarlo, quindi tutto sommato me ne va bene. Una cosa particolare, anch'io sono un po' insomma sopra la media, effettivamente è l'impressione di trovarsi davanti, quando sei abituato a guardare tutti verso il basso, trovarsi davanti uno più alto di te. Fantastico. Effettivamente lascia un po' senza parole, non sei abituato. Ma adesso vi racconto questa, sono andato in vacanza una volta con Thomas van der Spiegel, la rispettiva compagna, fantastico, lui un po' più alto di me, entravamo nei locali, la gente, io no aspetta guarda rompi il cavolo quello dietro anche io. Che arriva quell'altro, aspetta che arriva quell'altro. Senti, però insomma questa carriera che hai fatto strepitosa, perché francamente anche solo 50 partite in nazionale maggiore, ma in tutti questi anni qui è cambiato il basket. Un tempo, quando lo seguivo molto bene, c'era questo desiderio del pivot, il pivotone, eccetera, eccetera. Sì. Adesso mi sembra che sia diventato sempre più un tiro al bersaglio, con il pivot che non ha più quella importanza fondamentale che aveva una volta, e che in effetti era quello che poi faceva la differenza. Intanto ha segnato il Cagliari. Ma guarda, io 20 anni fa, quando ho iniziato a giocare in Serie A, ogni tanto mi allontanavo dal canestro, nel senso ancora non avevo la personalità per andare lì a prendere le botte e a darle. E poi avevo le mani buone, quindi mi allontanavo, fino a quando ho iniziato anche a tirare da 3 punti. E all'inizio questa cosa era vista come un difetto, certo, come un limite. E adesso se un lungo non tira da fuori, da un punto di vista tattico è un disastro, perché le altre squadre possono... adattarsi con una facilità incredibile. È una lacuna enorme oggi non tirare da fuori per un lungo. Adesso anche i giocatori in NBA, anche i lunghi di NBA iniziano a tirare da fuori. Il basket si è evoluto molto, perché si è velocizzato tantissimo, quindi anche il pivot di stazza va sempre meno in voga, perché fa sempre meno la differenza, secondo me. Non è più così fondamentale, anzi adesso è l'opposto, ci sono i piccoli che vanno a spalle canestro. Quindi il gioco si evolve. È cambiato molto il gioco, appunto. In effetti tu all'inizio di carriera eri un po' considerato un pivot non grossissimo, appunto, che poteva anche spaziare, si cercava più il pivotone alla Kiacic, no? Quelli ben piantati, eccetera. Ecco. Pensi che questo tu ti saresti trovato meglio in questa pallacanestro o nella pallacanestro di un tempo? Dove hai giocato? No, guarda, io onestamente io mi sono adattato bene, ed è forse per questo anche che sono riuscito a giocare fino a 41 anni comunque a discreti livelli, perché comunque avendo sempre avuto le mani buone sono riuscito ad adattarmi un pochino al basket di prima e al basket di adesso. Mi sono adattato, ho sperimentato anche, ho giocato da 4, ho giocato da 5, ho giocato il triangolo di Giampiero Ticchi, che all'inizio mi ha mandato al manicomio e poi invece è stata una rivelazione quel sistema. E quindi ho avuto Zare Markowski, che è un allenatore molto particolare, molto intelligente sotto alcuni aspetti e un po' fuori dagli schemi, e anche lui mi ha dato tantissimo, perché mi ha dato un approccio diverso di vedere il basket, ecco, da un altro punto di vista. Quindi merito sicuramente anche mio, magari, che mi sono sempre messo un po' in discussione, adattato, e anche quando magari andando a Imola venivo da anni a Jesi, dove ormai avevo dei riferimenti in campo ormai solidi,
Però anche lì mi sono rimesso un po' in gioco, ci ho messo un po', io e Giampiero abbiamo fatto un po' di testate, ma poi uno, siamo diventati grandi amici e per me è un riferimento importante, due, veramente mi sono divertito a giocare il sistema che ci faccia giocare lui. Ecco, Pesaro è una città di basket, ha prodotto tanti giocatori importanti, come la vivi adesso la tua città? Guarda, io sono venuto via da qua dal 2002, quindi sono passati tanti anni, ormai la gente quasi non si ricorda più, soltanto qualche magari appassionato ormai storico magari mi vede, mi incontra. C'è sempre una grandissima passione qua a Pesaro, la pallacanestro è una cosa seria, non si scherza sulla pallacanestro. No, comunque la vivo bene, sono sereno, sono tranquillo. Ecco, e la tua esperienza in Virtus come la ricordi? Bella, una bella esperienza. Per me è stato quello lì un anno molto particolare da un punto di vista personale, perché mi stavo separando e quindi diciamo che con la testa ero un po' così, un po' in banana, diciamo. Però ho avuto in Lino un riferimento, in Lino Lardo, incredibile da quel punto di vista, che ha capito la situazione, è veramente stato con me super, ho trovato un'organizzazione, una società veramente incredibile. Poi onestamente ti dico la verità, andare davanti a tutte quelle persone ogni domenica era bello, veramente mi toglievo i pensieri una volta che entravo lì nell'arena con tutta quella gente, è stato bello per me avere l'opportunità di misurarmi di nuovo in A1 e anche fare cose discrete in alcuni momenti. Poi finita quella stagione lì, onestamente mi è stata messa di fronte a un'offerta che è stata più una scelta di vita che altro, e la possibilità di tornare a Jesi con un triennale importante, con un progetto importante. Sabatini si è dimostrato un signore in quell'occasione, veramente con me è stato straordinario, ed è durata soltanto un anno l'esperienza in Virtus, però veramente la ricordo con molto molto piacere. Ecco, poi dopo c'è stato Jesi e che hai detto appunto straordinario, poi Imola, tre anni importanti anche in una piazza comunque che ama il basket, no? Sì, no, per me è stato bello perché venivo dall'infortunio, avevo 38 anni, insomma loro hanno puntato su di me, non era scontato che io comunque stessi bene, che ero ancora del livello, per il livello, e quindi io devo tanto a Imola. Ho fatto il primo anno difficile, la prima metà, poi dopo sono andato in crescendo, abbiamo finito una stagione da ricordare. Il secondo anno invece è stato un po' più tribolato, però è stato a suo modo bello anche quello, perché ci siamo salvati in un derby contro Forlì che rimarrà storico. Io ho fatto una delle mie migliori partite in assoluto in carriera con la bomba 30 secondi alla fine che ha ammazzato la partita, quindi diciamo veramente un finale, ho scritto un colpo di coda, ma veramente è stato un colpo di coda importante questo qua della mia carriera che mi è piaciuto, che ho vissuto intensamente. Certo, senti, quali sono i giocatori che ricordi di più, insomma? Hai parlato di Lardo come allenatore, c'è qualcuno che in particolare che ti ha segnato nella tua carriera come appunto crescita tecnica, eccetera? Certo, no, guarda, compagni di squadra poter elencare tantissimi, perché veramente ho avuto veramente una qualità di compagni di squadra, sia da un punto di vista tecnico che umano, altissima, quindi faccio fatica a dirti qualcuno che non mi sono trovato. Poi con qualcuno leghi di più, con altri di meno. Con Patrizio Prato siamo diventati veramente come fratelli, io voglio bene come un fratello, ma ti potrei dire Lupo Rossini, Sergio Mastroianni, Yegor Mesheriakov, Andrea Pecile, tantissimi, sì. Con Ryan Hoover. Allenatori, io dico, ci sono nella carriera di un giocatore, quando incontri due allenatori, mettiamo, che ti segnano particolarmente, che ti rimangono particolarmente nel cuore, è tanto già, è tanto in una carriera di un giocatore. Io posso contarne almeno cinque,
che porto nel cuore. Adesso mi dispiace fare i nomi, perché sicuramente Giampiero è uno di questi, certo. Sicuramente Capobianco, Luca Dal Monte sono stati per me, ma lo stesso Zare Markovski, Slobodan Subotic sono stati per me anche perché quanti ne hai conosciuti in tanti anni di carriera. Tantissimi. Però potrei metterci dentro anche Boša Tanjević, che mi ha convocato per la prima volta in nazionale, che veramente la sensazione che si aveva con lui è che veramente fosse un padre di famiglia, un padre di pane buono di tutti, che quando era di randellarci ci randellava senza problemi, però era sempre il primo a difenderci e il primo ad aiutarci quando magari eravamo in difficoltà. Sono stati tanti, veramente. No, è bello, ma comunque noi se ti disturberemo ancora, perché così se ne hai voglia, insomma. Beh, anche perché abbiamo appena toccato, secondo me, un argomento che è spettacolare, che è la carriera legata al fatto di sapersi adattare il cambiamento. Che sono due aspetti fondamentali, cioè se tu rimani congelato in una certa posizione, con una certa testa, non riuscirai mai ad evolvere come ci sta chiedendo poi la vita di tutti i giorni che facciamo tutti quanti, anche sia nello sport che sia nel momento. Quindi questo secondo me è un tuo punto a favore spettacolare, ma di cui abbiamo parlato un po' poco e dove magari potremmo andare ad approfondire un po' di più. Senti, ma adesso che cosa fai? Cosa farai da qui? Guarda, adesso mi sono preso un periodo un attimo per decantare un po', perché 22 anni sono lunghi. Adesso passo delle grandi giornate ad allenarmi, perché sto continuando ad allenarmi, non con la palla, ma vado tutti i giorni in palestra. E aiuto a fare i compiti di mio figlio, lo porto a calcio, perché mio figlio gioca a calcio, giustamente. Quindi ha tradito già la cosa. Sì, sì, ma poi quando gli chiedono, ma giochi a basket come il papi, si arrabbia, non ci sia mai. È ovvio. E sto studiando, il 15 ho un esame, diciamo, come posso dire... Sì, sto studiando da preparatore atletico, ecco, non mi piace la parola personal trainer, però sono molto appassionato del settore, mi ha aiutato un sacco in carriera, perché conoscere la fisiologia, conoscere programmazione, tipologia di allenamento, alimentazione, mi ha aiutato ad allungare la carriera di qualche anno, secondo me, e quindi ho voluto approfondire un po', non ho iniziato adesso, ho cominciato 3-4 anni fa, però quando vedo qualcosa che mi piace ci vado, imparo sempre qualcosa e magari un giorno potrei trovare anche una collocazione in quel settore. Senti, anche poi comunque è un settore di massima espansione, cioè ha delle possibilità esagerate che sia per età che per dimensione, quantità delle persone che possono essere interessate. C'è richiesta, sì, c'è richiesta. Mi piacerebbe avere qualcosa di mio, adesso, ma ancora devo capire, devo crearmi in testa l'immagine di quello che vorrò, ecco. Vediamo. Senti, allenatore non ci pensi? Guarda, allenatore, ti dico la verità, dopo 20 passanti in giro mi piacerebbe stare a casa il weekend, vivere anche gli affetti, vivere le feste, le ricorrenze. Cioè tornare insomma a fare una vita normale. Sì, anche un po' noioso a volte magari. Ecco, non ti chiedo magari... quante ore di pullman hai fatto, se le hai calcolate le ore di pullman. Incalcolabili, incalcolabili. Però magari... in qualche settore giovanile, io ho la tessera fino a Under 20 eccellenza, l'ho presa 2 anni fa, magari qualche settore giovanile, ma per vocazione più che altro, perché mi sembra uno spreco, insomma, non lasciare qualcosa magari di questi tanti anni a qualcuno a cui potrebbe magari interessare o essere arricchito di questo, magari... Sì. Questo magari non è la priorità, però magari nel tempo verrà fuori. Michele, io ti ringrazio tantissimo, ma insomma, la promessa è che ci sentiamo ancora, ti possiamo disturbare. Ma volentieri, guarda, mi sono divertito. Allora riservo una domanda che mi ha passato su un fogliettino Danny per la prossima volta. Sì, io sono pieno di domande, quindi un po' alla volta le faremo tutte. Grazie Michele, buona serata. Grazie, ciao Michele ragazzi. Maggioli, ciao, buona serata. Ciao a tutti, ciao. Un abbraccio. Ciao.